Una grave situazione è quella di sovraffollamento e disagio permanente al centro di accoglienza di Lampedusa, nonostante le partenze effettuate nell'ultima settimana dei migranti. La capienza attuale del centro, con i due padiglioni in rifacimento dopo l'incendio del settembre 2011, è di 250 posti, ma... Solo terminati i lavori potrà accogliere fino a 800 persone. È il traguardo che vuole raggiungere il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, che ha lanciato la sua richiesta alle istituzioni. Sono lieta che il governo abbia accolto il mio appello dei giorni scorsi e abbia provveduto a riattivare i trasferimenti, ma non basta, la situazione è ancora d'emergenza. Attualmente al centro d'accoglienza ci sono 600 migranti tra cui 125 minori. Sappiamo che sulle coste libiche, Contina Nicolini, ci sono molti migranti pronti nuovamente a mettersi in viaggio e non appena le condizioni saranno rassicuranti, prenderanno il mare. Per il sindaco la qualità dell'accoglienza deve essere assolutamente una bandiera di civiltà per Lampedusa e la sua comunità, per cui chiede ancora al governo che non si interrompano per le festività le procedure di trasferimento, in modo da rendere il centro sempre pronto ad accogliere i nuovi arrivi.